Si è svolta questa mattina la 10ª edizione della gara podistica Muia Longa sul Mar, organizzata dall'Associazione Sportiva Marathon Trieste. Ai nastri di partenza a Porto San Rocco a Muggia, gli atleti della competitiva sui 10 km con alcuni big del panorama podistico italiano. Ma la vera festa l'hanno fatta i 1000 partecipanti alla Family Run, 8000 metri a passo, come si dice, libero. Gioia Meloni. Chi di voi corre più forte? Sicuramente lei, è instancabile. C'è chi ha portato le torte fatte in casa, chi arriva davvero da molto lontano e chi è stanco ancora prima di cominciare. Sono partiti in più di 1000 al ritmo della fanfara dei bersaglieri mentre cadevano i primi goccioloni di pioggia. Nessun problema, basta aprire l'ombrello o arrangiarsi con un cappellino di carta. E poi via, camminando con il cane al guinzaglio o impegnandosi veramente, magari per battere il proprio record personale. Prima volta che partecipiamo è stata molto molto dura. Divertente? Strafigo. E in una gara come questa può capitare di fare la fila al ristoro accanto a Gabriella Paruzzi, campionessa di sci di fondo, la prima del team femminile Stelle Olimpiche ad aver tagliato il traguardo della 10 km. Uno scherzo in confronto alle fatiche a cui normalmente abituata? Beh, di solito ero molto più allenata, per cui magari le fatiche le sentivo meno. Oggi mi sono divertita, era questo lo spirito con il quale sono arrivata a Muggia, per cui è stata una bella domenica. Per la cronaca, la competitiva è stata vinta in 28 minuti e 52 secondi da Stefano La Rosa, mezzofondista e 3 volte campione italiano. E dopo le premiazioni, tutti assieme, Top Run e famiglie, a festeggiare nella piazza di Porto San Rocco la ritrovata primavera, cercando di recuperare le energie in vista della corsa di domenica prossima, la Bavisela. Prossimo TG alle 23:36.